In controtendenza. Federalberghi tira le somme a fine estate e delinea un quadro turistico che porta un disastroso segno meno. Ma questa volta la nostra regione non esce con le pezze addosso, anzi con un più 0,6% sembra registrare un lieve incremento, accompagnata da Campania e Veneto. Certamente c'è una enorme flessione rispetto a quello che comunque è la clientela nazionale, ma noi restiamo in Sicilia e apprezziamo il fatto che invece i siciliani abbiano molto viaggiato all'interno della Sicilia. Questo ci fa piacere perché vogliamo pensare che sia stata anche una scelta, come dire, patriottica da una parte, ma più realisticamente pensiamo che sia dovuta anche al fatto che ci sia stato un enorme costo nel pensare di trasferirsi e quindi fare i trasferimenti. Regge Taormina, ma solo dei 4 stelle in su, cioè il turismo che può. Ma per tutti la durata media del soggiorno si accorcia. Emblematico il caso delle Isole Eolie, meta turistica per eccellenza, ora penalizzata a vista d'occhio dal calo delle presenze. Prenotare last minute in pieno agosto è incredibilmente possibile. Però non possiamo certamente fermarci a Taormina e guardare a tutto il resto. Penso alle isole minori che hanno sofferto e continuano a soffrire enormemente, ma penso anche alle grandi città che, tra l'altro, non essendo mete tipicamente turistiche, soffrono maledettamente di quella che è anche la crisi del mercato degli affari, quindi la gente che arriva per lavoro è sempre meno, il mercato congressuale di fatto è fermo, quindi la situazione, ripeto, va vagliata con grande attenzione e ci deve essere un impegno prima del governo nazionale e poi del prossimo governo regionale per cercare di studiare le strategie che siano specifiche.